tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo qui su Pokémon Super Mystery Dungeon e direi subito di andare avanti. Quindi ok, quindi siamo dopo la scuola. Ok, stiamo in vacanza. Ok, e quindi direi che va a assistire. Ok, quindi siamo al capitolo 7. Quindi possiamo andare avanti. Ok, abbiamo rincontrato Aphros, il che può andare più bene. Ok, se Aphros sta andando via per tornarsene a casa sua. Ok. Ok, Aphros se n'è andato. Ora devo andare a controllare. Qui no, non devo parlare con te. Ok, sicuro non possiamo ritirare i soldi, quindi stiamo a posto. Essere a posto con me le cose del genere. Ora però prima come cosa andrei non a vedere la squadra bensì qui le connection orbs, vedere cosa dovrei fare. Ok, devo sempre andare a vedere quello lì di Axio, quindi direi di provare. Ok, quindi qui abbiamo altre due grotti, diciamo, per andare a vedere, quindi direi possiamo tranquillamente andare in quelle due nuove, in questi due nuovi dungeon. Ok, direi che possiamo tranquillamente andare. L'obiettivo è quello di, per il momento, di livellare un po', perché per questo motivo che il dungeon, quello di Axio, è molto molto difficile. E quindi, diciamo, almeno per quanto riguarda la missione, riesco ad andare a livellare un po' la squadra e si spera di riuscire a in qualche modo a battere un avversario che è un, se non ricordo male, è un Salamence. Tanto ti metto e abbiamo raccolto
ho pertanto un approfitto per andare a giocare, andare KO e Zumba. Perché in questo modo intanto ci siamo interessati a Fennekin e andranno a cercare di battere Timburr. Intanto mi consumo sopra Zubat, quindi in questo modo dovrei riuscire abbastanza tranquillo. Verso il basso, per fortuna che abbiamo trovato subito le scale. Ok, vedete il piano 4. Quindi le speravo di riuscire a prendere il gemma di grosso. Thank you.
ormai stiamo a posto. Ok, per trovare pure con il zoom dovremmo essere tranquilli. Non mi ero accorto che aveva avuto lo strumento.
vediamo un po' se usare o che no. Non mi sono finite le macchine lance. Tu cosa fai? Yeah.
E quindi passiamo anche al tempo quanto riguarda il battaglio. Andando a usare il rivitalizzante, sono riuscito a curare l'avvelamento che in altri modi non avrei curato. Ora l'unica cosa che posso fare è andare verso di qua. E ovviamente ho visitato prima tutto il tema dungeon prima di andare avanti. Intanto salviamo. Allora, direi tranquillamente per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi!